Alla terza giornata dell'Oltreeconomia Festival. Come sapete è un festival indipendente, al suo terzo anno di esperienza, un'edizione che ci sembra stia riuscendo molto bene, interessante, ha un titolo forte, si chiama Senza Confini, e perché il metatema di questa riflessione che finirà domenica mattina è quella delle migrazioni. Di migrazioni se ne sta parlando moltissimo, se ne sta parlando anche tutti i giorni per purtroppo i fatti di cronaca. Il nostro dovere o comunque il nostro intento come Oltreeconomia Festival è quello di cercare di darci gli strumenti per leggere quello che c'è dietro alle migrazioni, veramente. Siamo un festival che cerca di raccontare l'altra faccia dell'economia. E anche in questo caso stiamo cercando di rendere espliciti le vere cause, i veri nodi che stanno dietro al fenomeno delle migrazioni, che diciamo che è la punta dell'iceberg di una crisi sistemica biocida che è particolarmente violenta, figurati, contro uomini ed ambiente e che viviamo tutti in maniera diversa sulla nostra pelle. Bene, siamo tutte e cinque e sei, anzi, e penso sia un colpo d'occhio forse inusuale vedere tante donne parlare insieme ad una conferenza. La misura femminile dell'economia è un titolo appunto così che abbiamo lasciato abbastanza lasco, abbastanza largo, per cercare di parlare in maniera ampia e sfaccettata di quello che è il rapporto fra donne ed economia, la visione femminile dell'economia e quanto e come le donne possono essere protagoniste in questo momento appunto di forte crisi sistemica. Le domande che abbiamo cercato di porci, a cui vogliamo rispondere, sono appunto se esiste un nesso fra genere, lavoro e natura e se sì sia possibile metterle in discussione. Se esiste una visione femminile dell'economia e se questa visione femminile dell'economia può e vuole superare i dualismi di genere e mettendo in prima linea la rivoluzione ecologica e la giustizia ambientale. E con noi sono, con me, ci sono cinque meravigliose compagne di viaggio. Greta, che insieme a me fa parte dell'associazione IACU, che ci aiuta insomma dal punto di vista tecnico a raccontare, a sviluppare un po' il racconto di questo pomeriggio. Elena Sisti, che viene da Milano, è un'economista, ci darà diciamo l'impianto proprio tecnico per poter leggere l'economia di genere. Agitu Ideo, che è etiope, è una profuga politica scappata dall'Etiopia e che si è rifatta una vita in Trentino assolutamente in linea e con grandissima coerenza e coraggio con i valori per cui dalla propria terra è dovuta scappare. Poi lei ci racconterà il perché. Stephanie Westbrook, che è statunitense, è ingegnere, ma soprattutto è una attivista per i diritti umani, in particolare per i diritti umani dei palestinesi, è referente di una campagna di boicottaggio molto forte contro lo Stato di Israele e che sta funzionando. E infine Gabriella Ghidoni, alla quale dobbiamo diciamo anche la bellezza di questo palco. Lei lavora in Afghanistan, ha un passato anche nella cooperazione internazionale, lavora con delle donne afghane e con le donne afghane costruisce e elabora questi meravigliosi tessuti e questi meravigliosi vestiti. Come potete capire, quindi, è un racconto che avrà tante voci, tanti punti di vista, e però sarà solo un inizio perché lo vorremmo continuare soprattutto con voi e poi speriamo che continui anche nei prossimi giorni, nel prossimo tempo. E partiamo con Elena, che ci aiuterà a dare un impianto tecnico di cosa vuol dire economia e di cosa vuol dire leggere l'economia con gli occhi, con le lenti di genere. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio per l'occasione che mi è stata data di essere qui a questo festival Oltre l'economia. Io parlavo con Francesca, sono
confesso, appassionata di economia, appassionata di una disciplina che è una disciplina sociale che tenta di studiare, di capire cosa accade intorno a noi. Ho affrontato con lo sguardo di genere, ho approfondito questa cosa quando l'inizio della crisi ha messo in evidenza che quella che era l'impianto della teoria economica più di moda, quella che chiamiamo mainstream, stava lentamente crollando, e ci siamo chieste in che modo le donne che lavorano in questo ambito, le donne economiste, potevano tentare di dare risposte diverse e una valutazione di quello che stava succedendo che andasse un po' oltre. E quindi ci siamo chieste cosa succede se guardiamo alla teoria economica con gli occhi di una donna, con uno sguardo di genere. Qui le prime difficoltà: che cos'è il genere? Allora, di sicuro esistono grosse differenze sessuali tra uomini e donne, ma esistono anche grosse differenze di quello che gli uomini e le donne si aspettano di fare all'interno delle diverse società. La costruzione del genere è questa: guardare l'economia con gli occhi della donna è quindi quel tentativo di guardare a quello che succede, a quello che è successo, tenendo presente quelle che sono le aspettative sociali, culturali che vengono adatti a noi donne, e come questo potere o questa differenza può essere utilizzata per trasformare un impianto teorico costruito negli ultimi 100 anni che ha dei connotati così fortemente maschili. Questo è stato un po' l'intento, e quando si parla di un impianto teorico che ha connotati fortemente maschili, vi annoio un po' con quelle che sono la teoria economica, no? Se pensiamo al divulgativamente, quando io parlo di economia, oramai tutti noi pensiamo al mercato, e questa è una delle prime cose che uno sguardo di genere svela. Se io parlo di economia in senso vero, mi riferisco a tutto quello che è produzione di beni e servizi. Tutta questa parte di produzione avviene sia per il mercato del lavoro che al di fuori del mercato del lavoro. E questa è la prima cosa che emerge. Sarà un caso che tutto quello che viene prodotto sul mercato del lavoro, quindi sul mercato, viene studiato, analizzato, ne siamo ossessionati, parliamo di prodotto interno lordo, parliamo di crescita costantemente, e tutto quello che viene al di fuori del mercato, che per la maggioranza è prodotta da donne, viene completamente ignorato. Questo è il primo sguardo, no? La prima cosa. E l'esperienza femminile ne porta, è un esempio chiaro. Guardavo ieri i dati dell'Istat, sempre interessantissimi. Il problema grossissimo è che noi in Italia abbiamo moltissime donne inattive. Abbiamo di nuovo intorno a 600. Economicamente inattive vengono definite. Da un punto di vista teorico significa che non producono né beni né servizi. Poi vado a vedere all'OCSE e quello che vedo di interessante è che se io sommo il lavoro fatto dalle donne all'interno del mercato del lavoro con quello fatto alle donne all'esterno del mercato del lavoro, le donne in Italia lavorano in media 1 ora e 20 in più degli uomini. E quindi qui la lente di genere, no? Allora, quando parlo di economia, parlo di mercato o parlo di produzione di beni e servizi? E in che modo questa cosa qui? E molti mi dicono, vabbè, cosa ti serve? Lo sappiamo tutti che lavorate di più. Benissimo, non è questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è scardinare. Che cos'è che io voglio? Qual è l'obiettivo da un punto di vista sociale? Che riflesso ha quest'ottica nell'ambito di scelte politiche che vengo a fare? Cosa succede se ignoro volutamente gran parte dell'economia e della produzione? Tenete presente che, sebbene le cose vengano stimate ogni 10 anni, il prodotto interno lordo ogni anno preciso, il valore di questa produzione che viene al di fuori è quasi il 40% del prodotto interno lordo, quindi un'enormità. Cosa sono? Che cosa determina il fatto che io decida di ignorarla? Il fatto che in realtà io dia al mercato un valore enorme e quello che succede al di fuori viene ignorato. E questa è una delle prime cose che si viene di pensare, no? Allora, uno degli aspetti che, se volete, vuole essere più trasformativo è pensare a in che modo tutte quelle parti dell'economia che vengono fatte dalle donne o che
hanno caratteristiche che vengono sorvegliate più dalle donne, in che modo possono essere riportate al centro? E come sapete esiste un enorme dibattito sul fatto che il prodotto interno lordo non è altro che una misura di un qualche cosa, ma quale sia questa influenza sul benessere è ancora tutto da dimostrare. Il benessere è tutto un altro aspetto in cui esistono altre cose, ed è qui che esiste tutta un'altra parte molto interessante, che sono delle piccole teorie economiche che si stanno sviluppando e che in realtà la crisi economica ha consentito di diventare un po' più fertili e terreni di dibattito più ampi, che sono ad esempio, nel libro abbiamo intervistato, l'importanza della relazione. La relazione, intesa come i rapporti, intesa come le cose che succedono a livello degli individui, nell'ambito della teoria economica tradizionale ha pochissima rilevanza. Nell'ambito della vita, della comunità, di quello che si sviluppa, in realtà diventa fondamentale. Perché non è mai stata trasferita all'interno della teoria economica questa cosa? Quali sono i motivi che hanno spinto? Non è caso che le economiste che si occupano di relazioni sono soprattutto donne. Simona Beretta, in particolare, che è un'economista dell'Università Cattolica, se mai avete voglia di leggere qualcosa, va ad identificare proprio questo. Quali sono i potenziali e che cosa succede se io tengo in considerazione il fatto che la relazione è centrale all'interno dell'economia? E come invece la strutturazione dell'economia classica prende soprattutto alcune caratteristiche cosiddette maschili e le trasforma in verità assolute. Quindi il fatto che noi siamo esseri che hanno come unico obiettivo quello della massimizzazione dell'utilità è una delle definizioni, e quindi tutto quello che viene prodotto dal sistema neoliberale va in questa direzione. Scardinare questi piccoli elementi, queste convinzioni che sono diventate intrinseche della teoria economica, è una delle cose che noi abbiamo tentato di fare, e dal mio punto di vista più che da fare ricerca abbiamo fatto divulgazione per andare ad osservare tutte quelle economiste che stanno guardando queste cose. Questo è l'aspetto che ci interessava di più. L'aspetto invece su cui continuiamo in qualche modo, continuo a tentare di appassionare, quello di appassionare le donne alla teoria economica, e vi spiego il motivo. Spessissimo quando si parla di crescita economica si parla di infrastrutture, lo sentite sempre, bisogna investire in infrastrutture, bisogna investire in infrastrutture. Benissimo. Quali sono le infrastrutture che hanno un effetto maggiore da un punto di vista economico sul sistema in generale? Spessissimo viene completamente sottovalutato il fatto che sono quelle sociali. Sono la cultura e la sanità. Queste sono le infrastrutture vere, quindi anche lì l'utilizzo costante di una terminologia che vede un settore fortemente maschile come quello delle infrastrutture, degli strade e i ponti, che diventa preponderante all'interno del nostro immaginario e che viene considerato l'elemento cruciale per lo sviluppo economico, quando invece c'è un'enormità di teoria, di pratica che dimostra che i migliori investimenti sono quelli in educazione e in sanità, anche per produrre sviluppo economico, e non solo, perché poi produco comunità, produco sanità, però che hanno tutti effetti positivi. Queste sono alcune delle cose che mettersi uno sguardo al femminile consente, che dire dove vado ad investire, cosa decido di fare, che tipologia di sviluppo voglio, in che direzione voglio andare, e questo un po' l'effetto. Appassionare le donne all'economia è uno dei miei obiettivi. L'Economist è uscito 6 mesi fa dimostrando come ancora tra gli studiosi di economia le donne rappresentano solo il 12%, quindi pochissime. Potete pensare come una scienza che ha così tanta influenza, poi, perché il pensiero economico viene poi ribaltato in tutto il discorso di politiche che noi abbiamo, dove c'è una così forte preponderanza maschile, non consenta di elaborare alternative, proposte diverse, in modo molto più strutturato. E questo un po' spesso all'interno delle conferenze, la sfida mia è un po' questa. Tanta più gente, tante più donne dovrebbero studiare anche economia, anche chi all'interno delle associazioni porta questa cosa, perché
prendere delle competenze, degli strumenti che consentano di parlare in un determinato modo è fondamentale. Nessuno ha dubbi del fatto che la crisi dal punto di vista finanziario sia stata determinata dal prevalere di un modello che è disegnato soprattutto al maschile, che rappresenta una prosecuzione di una tipologia di potere. Le immagini di tutte le banche di investimento dove sono quasi tutti uomini in giacca e cravatta sono davanti agli occhi di tutti. Una delle cose che io intanto della sfida che lancio qui a voi e anche a Francesca è che c'è stata la crisi, il modello neoliberale ha mostrato il fianco e tutta la teoria è fallita esattamente laddove avrebbe dovuto dominare, e qui siamo quasi 10 anni dopo e ancora il modello viene riprodotto esattamente identico. Siamo qui ancora a parlare di libero mercato come di questa utopia che in realtà è chiaro che non esiste, non può essere mantenuto, di settore privato come migliore di quello pubblico. Io ancora non ho capito perché, in che modo le donne con il loro vissuto quotidiano possano portare trasformazione. Questa è un po' la domanda che tante volte mi chiedo anch'io, no? Metterci le nostre lenti, avere il coraggio di andare là fuori e dirlo, cambiare il linguaggio tante volte, definire chiaramente il lavoro, pretendere che venga calcolato e non considerare sempre solo come una cosa secondaria, pretendere che venga e una delle cose che io dico spesso è: non voglio mai più sentire economicamente inattive. Perché economicamente, da un punto di vista, è sbagliato. Questi sono un po' alcuni spunti che volevo darvi, altri verranno fuori nel corso della discussione. Da un punto di vista statistico esistono poi ancora, e purtroppo a me spiace molto continuare a ribadirlo, la necessità di vedere ai dati uomini e donne è fondamentale. Ancora in Italia abbiamo un enorme ritardo in termini dell'accesso del mercato al lavoro, in termini di tutte queste cose, ma ricordatevi, se guardate ai dati dell'enorme ritardo su quanto gli uomini contribuiscono al lavoro familiare, probabilmente siamo ancora più indietro. E questa è una delle richieste. In che modo riusciremo insieme a trasformare un mondo che ci pretende come produttori per il mercato, per trovare un mondo dove anche gli uomini partecipano di più a quella che è la vita vera e alla creazione di benessere vero, è un po' la nostra sfida. Spesso dico, forse è ora che chiediamo anche agli uomini di volere un mondo più femminile e non di rivolgerci sempre e solo tra donne. Questa è un po' l'idea. Grazie Elisa di aver dato il là alla nostra riflessione congiunta, ma infatti noi abbiamo invitato Elisa proprio per aiutarci a dare gli strumenti e la terminologia corretta per affrontare questa elaborazione come si deve. Questa conferenza, questo incontro nasce anche un po' infatti da dei vissuti spontanei che tutti noi un po' condividiamo, hanno visto anche intrecciarsi la nostra vita con realtà di altri paesi, e un po' tutte noi abbiamo visto nei continenti, nei paesi che frequentiamo. Noi lavoriamo in America Latina, abbiamo detto Aghito rappresenta sicuramente l'Africa, Stefani in Palestina e Gabriella in Afghanistan e non solo. E abbiamo visto comunque in questi ultimi 10 anni in particolare donne scendere in prima linea, scendere in difesa dei beni comuni, dell'acqua e della terra, in primis messi sotto attacco come mai prima d'ora da un sistema economico assolutamente aggressivo. Parliamo di fenomeni come il land grabbing, come il water grabbing, parliamo di sfollamenti forzati. E per varie ragioni le donne sono rimaste a presiedere i territori, sono rimaste a ricostruire dei racconti e dei tessuti sociali. Questo tipo di protagonismo vogliamo chiedere alle nostre amiche se secondo loro può in effetti trasformarsi anche in una reale proposta alternativa, una reale proposta economica alternativa. Questo lo chiedo a Stefani Westbrook, che come ho detto prima è ingegnere ma appunto in prima linea per la difesa del popolo palestinese, in particolare per ciò che riguarda l'acqua, quindi il bene comune per eccellenza, come si suol dire. Grazie.
Grazie, buonasera a tutte e tutti. Ringrazio molto per questa opportunità di parlare all'interno e anche di sentire, cioè conoscerci in questo dibattito e questo argomento molto interessante. Infatti devo confessare che dovevo anche un po' pensare a cosa vuol dire per me come donna essere coinvolta in questo movimento, no? E senz'altro è un'idea di solidarietà attiva e transnazionale o transfrontaliera. E questo è senz'altro un aspetto del femminismo inteso come un movimento che va oltre quello che è nato negli anni 70, in cui soprattutto donne bianche di classe media rivendicavano i diritti, che è un femminismo antirazzista che vede anche nel sistema classista o capitalista un'oppressione nei confronti delle donne. Lavoro sulla Palestina, lavoro in particolare in questa campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Questo è stato un appello lanciato dalla società civile palestinese, vedendo che le istituzioni, gli stati non hanno fallito nei loro obblighi di porre fine a questo sistema di illegalità, di violazione dei loro diritti, e quindi hanno rivolto questo appello a noi, alla società civile internazionale, di portare avanti queste campagne. E è una cosa che si ispira ovviamente a altre campagne, di altri movimenti di boicottaggio, in particolare quello contro l'apartheid in Sudafrica, però si basa in una lunghissima storia della resistenza palestinese in cui le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. E si parla prima della creazione dello Stato di Israele, con i movimenti contro il regime coloniale britannico. Oggi ci sono tantissime forme di resistenza del popolo palestinese e le donne ci stanno, per esempio nei comitati popolari, nei villaggi che per esempio Nabi Salah, questo piccolo villaggio che ha visto la colonia vicino appropriarsi della propria fonte di acqua, e quindi le manifestazioni ogni venerdì represse violentemente dall'esercito palestinese. Direi le donne non sono, non direi in prima linea né in seconda fila, ma proprio a fianco agli uomini e tutte le famiglie del villaggio a mobilitarsi contro questa violazione dei loro diritti. E ci sono anche campagne di boicottaggio in Palestina, e sembra strano, visto che la campagna nasce lì, però è estremamente difficile, e quindi è una cosa singolare che esiste lì, perché è un mercato che dipende da, è controllato completamente da Israele, e lì la portano avanti le donne, perché come capita sono quelle che si occupano della spesa, e si formano comitati, parlano con i negozianti e fanno attività nelle scuole per creare anche queste scelte etiche di non finanziare lo Stato che li opprime. E quindi sono coinvolti in tante diverse forme di resistenza. Su una cosa sono molto molto chiare i gruppi di donne, le organizzazioni di donne in Palestina, è di rifiutare la solidarietà selettiva, cioè quella solidarietà che è rivolta a loro e solo a loro in quanto donne, perché loro fanno parte di tutto il popolo palestinese, e spesso questo tipo di solidarietà è usato contro gli uomini palestinesi per demonizzare gli uomini, solo le donne che meritano questa solidarietà. Quindi loro sono molto chiari su questo punto, direi idem con i gruppi LGBT in Palestina, la stessa cosa, che rifiutano questa solidarietà che è rivolta solo a loro in quanto omosessuale, queer, e quindi che viene usato sempre per demonizzare la loro società. E questa campagna di boicottaggio fuori dalla Palestina è portata avanti da tantissimi gruppi dal basso in tutto il mondo, ma anche grandi organizzazioni, sindacati, chiese, e artisti intellettuali,
che in questi anni, 10 anni da quando è stato lanciato, hanno ottenuto dei risultati straordinari, con risultati contro enorme multinazionale che sembrano intoccabili, come la Veolia, che sicuramente si conosce qua, questa multinazionale francese che è coinvolta nella privatizzazione dei servizi in tutto il mondo. E quindi nel mondo si sono create queste bellissime, cioè unire le lotte contro la privatizzazione dei servizi in tanti diversi paesi, insieme con il Movimento per la Palestina, perché la Veolia era coinvolta nel servizio alle colonie, quindi fornire servizi che permette alle colonie di esistere sulla terra palestinese. E così la Veolia, dopo aver perso, si calcola, 26 miliardi di contratti, contando solo dove hanno perso contratti, dove c'erano campagne di boicottaggio, abbiamo avuto la notizia pochi mesi fa che la Veolia si è ritirato completamente dalle attività in Israele. Continuo ovviamente nella logica di speculare sui beni comuni, e la cosa bella è che queste campagne poi si proseguono, non si fermano solo con la vittoria in Palestina, ecco, abbiamo fatto, invece si continua, e quindi è bello vedere questo unire le lotti. Per quanto riguarda l'acqua, è una questione fondamentale ovviamente in Palestina, c'è la società idrica israeliana, la Mekarot, che è responsabile di portare avanti le politiche di Israele di appropriarsi delle risorse idriche palestinesi. Questo è stato documentato da tutti, da Amnesty International, da Human Rights Watch, vedendolo come politiche per costringere i palestinesi a lasciare le loro terre, no? senza acqua. Questa campagna ci riguarda, perché la Mekarot non lavora solo in Palestina, come dicono loro, lavorano nel business dell'acqua, quindi vedono proprio l'acqua come un business, un affare, e cercano di appropriarsi, cioè entrare nella logica del profitto sull'acqua in tanti diversi paesi. Così è nata questa campagna internazionale, in cui ci sono stati importanti risultati in Argentina, in Brasile, in Portogallo, in Olanda. E la Mekarot ha firmato dei contratti qua in Italia, ha firmato un accordo di cooperazione a Roma, e non siamo riusciti a convincere la CEA di Roma, il comune di Roma, di interrompere questo accordo, quindi la campagna non è stato un successo da questo punto di vista, però c'è stato il coinvolgimento del Movimento per l'Acqua Pubblica in Italia, quindi questo già è stata una vittoria. Quindi di nuovo questa cosa di unire le lotti. Così quando la Mekarot ha firmato un accordo analogo con la MMSPA di Milano, i primi a muoversi erano proprio i comitati per l'acqua. Quindi si vede questa sensibilizzazione sull'argomento, che è molto bello. E c'è un'altra campagna portata avanti da un gruppo di donne che si chiama Code Pink, che stanno soprattutto negli Stati Uniti, stanno in vari paesi, sempre con questa visione di femminismo antirazzista, anticlassista, hanno puntato su questa società israeliana che si chiama Ahava. Ahava vuol dire amore in ebraico. Questa è una società di prodotti cosmetici, e stanno, la sede di questa società è in una colonia nei territori occupati, e estraggono fanghi e minerali dal Mar Morto, sempre nei territori palestinesi. E bisogna sapere che i palestinesi non hanno accesso al Mar Morto, è dichiarato tutta zona militare, non hanno accesso, quindi c'è questa società che approfitta. Allora queste donne, che sono note per azioni molto creative, hanno inseguito Ahava dappertutto, nelle fiere, nei negozi, creando un danno al marchio. Quando Kristen Davis, l'attrice di Hollywood, che forse conoscete come Charlotte del programma Sex in the City, è diventata testimonial della Hava, e Code Pink ha lasciato la campagna sottolineando il fatto che lei era anche ambasciatrice di Oxfam, che ha una chiara politica contro il commercio con gli insediamenti, e così è stata costretta, creando una visibilità incredibile sulla campagna per il coinvolgimento di questa star di Hollywood. E
due anni di proteste ogni due settimane davanti al negozio a Londra, il principale negozio di Ahava nel mondo, ha costretto il negozio di chiudere, soprattutto perché i negozi lì vicini non volevano più vedere le proteste, hanno chiesto al proprietario di non rinnovare il contratto. E quindi si vede questo uso anche della creatività delle donne per portare avanti queste campagne. Tutto quello che noi sappiamo delle società complici delle violazioni dei diritti dei palestinesi, lo sappiamo grazie a un gruppo fantastico di donne in Israele. Sono israeliani ebrei e anche palestinesi, perché ci sono circa 20% della popolazione nello Stato di Israele è palestinese. E loro hanno deciso, e nasce dal gruppo della coalizione delle donne per la pace in Israele, hanno deciso che il loro contributo a questo movimento sarebbe di documentare le imprese. E quindi hanno creato un database online, che è un lavoro meticoloso e prezioso per tutte le campagne, anche avendo accesso ai documenti in ebraico, e quindi ci informano su quello che fanno le società, ci danno tutte le informazioni che ci servono, quindi un contributo da queste donne che è fondamentale per le nostre campagne. E io concludo adesso, volevo giusto parlare di come questo movimento è sotto forte attacco adesso, perché comincia ad avere un impatto. Viene demonizzato questo movimento, ci sono leggi che sono in vari paesi che sono stati approvati contro questo movimento, e i nostri siti sono stati sotto attacco. E adesso stiamo solo sotto l'ala protettiva di un fantastico collettivo di informatici che ci proteggono dagli attacchi. Ci sono state minacce contro i palestinesi, che sono i leader di questo movimento. E quindi è un momento di forte crescita, ma anche si vedono tempi difficili avanti. Quello che succede spesso con questi movimenti, quando i cittadini cercano di difendere il loro territorio, spesso c'è una connotazione negativa su questo di dire di no, questo rifiuto, no? Anche il boicottaggio è visto, no? Perché non è dialogo, no? Quando si parla di boicottaggio, spesso ci viene proposto questa cosa dopo 60 anni di occupazione. E vogliamo parlare anche del valore nel dire di no, questo rifiuto, la coerenza, no? di dire no, di rifiutare, di collaborare con un sistema ingiusto. E c'è stato un esempio straordinario pochi giorni fa di una delle più note accademiche in Gran Bretagna, femminista, storica, Catherine Hall, che ha rifiutato un premio dall'Università di Tel Aviv di 300.000 euro, perché l'Università di Tel Aviv, come tutte le università israeliane, sono coinvolte nello sviluppo di politiche di oppressione e la manutenzione di queste politiche, e quindi ha rifiutato questo premio in un atto di coraggio, dopo aver consultato tante persone che la pensavano diversamente, ha deciso e ha specificato questa scelta politica di rifiutare questi soldi. Quindi un esempio della bellezza di dire di no. Grazie. Grazie. Grazie Stefani, infatti cerchiamo di apprezzare anche il ragionamento che stiamo condividendo assieme, quindi quello di raccontare una crisi economica ed ecologica che sicuramente le donne vivono in maniera più violenta sulla propria pelle, il perché insomma è abbastanza evidente, insomma, sia nei paesi del nord, come ci ha raccontato Elena, come nei paesi del sud, del cosiddetto sud del mondo. E se parliamo appunto di attacchi ai beni comuni, non possiamo non parlare chiaramente del land grabbing, uno dei fenomeni più duri che stiamo vivendo in questo momento, che fa parte di questa visione finanziarizzata del mondo, della natura e delle risorse. E ci piace che a raccontarlo sia appunto una che l'ha vissuta in prima linea, una donna anche lei, ma soprattutto una donna coraggiosa, una persona coraggiosa che per queste idee è dovuta scappare dal proprio paese,
però appunto, come si diceva prima, si è rifatta una vita e anche molto bella qua in Trentino. Grazie, grazie per agli organizzatori che hanno organizzato questo evento molto interessante, del quale si può parlare di argomenti magari interessanti e nelle altre parti non c'è occasione di parlare, no? Quando mi hanno invitato di parlare del land grabbing, io ho detto sì, assolutamente, vengo, perché ho piacere di parlare di questo fenomeno che sta devastando tutta l'Africa. Land grabbing vuol dire accaparramento dei terreni a favore dei multinazionali. Quindi attualmente la nostra società europea o anche americana vive una crisi mondiale, no? Dovuto a cosa? Dovuto comunque le industrie che chiudono e si spostano nei paesi terzi, cosiddetti paesi terzi o paesi in via di sviluppo, fanno degli investimenti in questi paesi. Questi investimenti in che modo vengono fatti? In un modo non coerente, nel senso che i terreni vengono portati via dai contadini e vengono dati ai grossi investitori. La maggior parte delle attività quali sono? Sono le attività agricole per la produzione della canna da zucchero, palma da olio, mais, coltivazione tutte intensive, diciamo. Ovviamente i contadini fanno resistenza perché soprattutto io conosco molto bene la realtà dell'Etiopia, la maggior parte della popolazione, parliamo dell'80% della popolazione, vive ancora di agricoltura tradizionale. Quindi l'agricoltura fa parte della cultura del popolo e quindi anche lasciare la propria terra non è così scontato e andare a lavorare per i multinazionali pagati sotto costo. E quindi la resistenza dei contadini non è ammesso da parte del governo militare, la nostra resistenza non ha voce. Allora, 2015 abbiamo fatto una manifestazione con tutti gli studenti dell'università per dire la nostra contrarietà, in quanto danneggia l'ambiente, in quanto impoverisce i nostri contadini perché sono obbligati ad andare a lavorare per 85 centesimi al giorno per i multinazionali che producono tutti i prodotti da esportazione. Attualmente stiamo parlando in Africa 85 milioni di terra ettari, 85 milioni di ettari di terra fertile è passata in mano ai multinazionali. In Etiopia parliamo di 7 milioni di terra fertile attualmente è in mano ai multinazionali. Questo cosa comporta? 3 milioni di sfollati, tutti contadini, che hanno perso i propri terreni. La perquisizione da parte del governo centrale comporta comunque un'immigrazione nuova in cerca dei posti sicuri dove stare. 2005 la nostra manifestazione con tutti gli studenti dell'università e la manifestazione era fondamentalmente autorizzata dal governo centrale e a un certo punto siamo stati circondati dai militari e hanno iniziato a spararci. In quella giornata abbiamo perso più di 300 ragazzi. E va bene, io mi dico sempre sono fortunata, sono salva, ritorno in Italia, non ero ancora ricercata, non ero nella lista, faccio passare 2-3 mesi e ritorno di nuovo in Etiopia sempre a lavorare nei vari villaggi per i vari progetti di agricoltura sostenibile. Cioè non vuol dire comunque fare economia, produrre, ma con piccoli accorgimenti, con delle piccole attenzioni, aumentare quella che è la produzione di autosufficienza. Fondamentalmente la gente non ha bisogno del di più. Io all'inizio ero spaventata perché io sono cresciuta nel capitale, la realtà contadina la conosco ben poco.
All'inizio mi sono spaventata, dico, questa gente di cosa vive? Hanno poco, non hanno nulla. E non è vero, questa gente è molto ricca, gli manca poco ma vivono bene. Quei piccoli accorgimenti si possono anche aumentare quella che è la produzione di autosufficienza, ma del di più non ne hanno bisogno. E abbiamo continuato, abbiamo detto, io dico facciamo resistenza, non lasciamo la nostra terra. Ai contadini continuo a dire non lasciamo, facciamo resistenza. E al che 2010, io casualmente ero al Capitale per lavoro, sono arrivati i militari, hanno arrestato 25 ragazzi che lavoravano in questo progetto. Ad oggi di questi ragazzi non ne abbiamo notizie, non sappiamo dove sono. C'erano due giornalisti australiani, loro hanno fatto un anno di detenzione in prigione e poi sono stati rilasciati. Degli altri ragazzi non ne abbiamo notizie. E questo mi interessa raccontare. Cosa succede? Io quando ho saputo che nel villaggio stanno arrestando i ragazzi, mi hanno telefonato che devo uscire e non ho preso nulla, quel necessario, e ho corso per uscire fuori. Fortunatamente sono riuscita a scappare. Allora, a monte, se vado a cercare di capire chi è il governo dell'Etiopia, il governo dell'Etiopia, la maternità, a chi lo dobbiamo? Prima del governo militare avevamo il governo comunista. Visto che comunque il governo comunista non permetteva di mettere le mani nelle nostre risorse, l'America ha comunque armato una etnia sotto l'Eritrea per buttare il governo centrale e prendere il potere all'Eritrea, invece permettendo l'indipendenza. Così il governo del Tigray prende il potere dal 91 e ad oggi stanno governando loro con tutto il massacro che sta succedendo, garantendo tutte le nostre risorse agli stranieri. E quindi ancora una volta la finalità è sempre quella, insomma, quindi l'accaparramento delle risorse, quindi si fanno guerre, si creano migrazioni, appunto, si obbligano le persone a migrare per varie ragioni, e tu appunto per delle ragioni politiche, alla fine sempre perché abbiamo questo tipo di economia che un pochino Elena oggi è così, Elena ci raccontava, insomma, un po' con dei dati un po' più tecnici. Te ci racconti, così come ha fatto Stefani, con la tua personale testimonianza. Ma tra l'altro una delle cose di cui ci piaceva sottolineare quando ci siamo incontrate, insomma, per preparare questo incontro, è anche quello che sono i dati dei migranti che arrivano e che, insomma, di cui tutti i giorni sentiamo parlare. E c'è un altissimo numero di donne, che tra l'altro migrano anche per motivi economici, quindi sono quelli che poi vengono qua a lavorare per le rimesse che poi serviranno per sostenere le rispettive famiglie nei paesi d'origine. Quindi sta diventando un fenomeno anche questo, che ha delle caratteristiche particolarmente violente, di nuovo su quello che è un anello che viene definito da molti un anello debole della catena e che noi stiamo cercando di raccontare in una maniera completamente diversa. Sì, completamente d'accordo. E mentre in Etiopia comunque adesso ci sono i Emirati Arabi che hanno preso dei terreni importanti per il fabbisogno alimentare, per il fatto che non hanno abbastanza superficie per prodursi, per soddisfare il fabbisogno alimentare, producono da noi. Cosa succede? Ci sono le donne, ragazze e giovani, visto che comunque i contadini si sono impoveriti, non hanno nulla, vengono fatti dei contratti per andare a lavorare come i colf, per poi sostenere la famiglia contadina che ormai non ha più risorse per sopravvivere, no? E anche un altro fenomeno di immigrazione.
I maschi non possono restare lì perché sono ricercati da parte del governo militare, immigrano perché devi salvarti, mentre le donne vanno fuori a lavorare per sostenere la famiglia che rimane a casa. Certo, e fa parte di quei confini di cui materiali e immateriali di cui stiamo parlando. Ti faccio un'ultima domanda, visto che parlavi di agricoltura. Tu qui sei venuta a Trento dopo appunto una laurea, un dottorato, e ti occupi proprio di agricoltura. Sì, allora, dopo il mio ritorno dall'Etiopia, qua 2010, arrivata in piena crisi, ho detto adesso cosa si fa? E ho iniziato, fortunatamente ho trovato il lavoro in un bar, ho iniziato a lavorare e poi ho iniziato a scrivere il mio progetto della Capra Felice. Questa Capra Felice nasce sul progetto del recupero dei terreni abbandonati delle razze in via di estinzione. Zero capitale perché sono arrivata così come sono. E ho iniziato a guardare quale zone sono più dove c'è più abbandono dei terreni. Mi risultava la zona di Vallarsa. Lì sono andata a chiedere dei terreni dai contadini per pascolare con le capre. Quindi ho iniziato a recuperare la razza Pezzata Mocana, una capra tipicamente trentina che è in via di estinzione. E ho iniziato in questi pascoli lavorando al bar e pascolando le capre, iniziando a fare il formaggio, di giorno il lavoro, la notte il formaggio, combinando entrambi le cose. E piano piano il gregge si allarga, l'attività ovviamente cresce. Ad oggi ho 100 capre, faccio la trasformazione del prodotto e della vendita del prodotto. E 2016 vivo completamente di questa attività. E la prossima settimana parti con la trasumanza. Fantastico. E infatti, proviamo a toccare un altro aspetto, quindi di economia, sempre con le lenti di genere, come ci insegna la nostra economista. Parliamo anche di imprenditoria al femminile, nel senso possiamo fare anche un'imprenditoria che ha una caratteristica diversa da quella capitalista, neoliberista, di stampo, per banalizzare un pochino, come ci spiegavi te, maschile. Riusciamo anche a fare del commercio in maniera solidale, del commercio in maniera etica e magari aiutando anche altre donne in altri paesi del mondo. Questo ce lo racconta Gabriella Ghidoni, che è psicologa, che però appunto ha intrapreso una sua vicenda personale che poi ha trasformato nella Onlus Artefatto, che adesso ci racconta. Ci arriviamo. Perfetto, grazie Ghito. Beh, che dire, allora, innanzitutto grazie mille Francesca, a tutte voi, perché è un piacere immenso conoscervi e scambiare, e grazie agli organizzatori per aver fatto questa cosa bellissima. Io devo dire che vengo sempre con molto affetto a Trento, perché è una città che amo molto, proprio perché la trovo super aperta per tutta una serie di cose. E quindi ringraziamenti fatti, vi racconto un po' la mia piccola storia. Io, come vi raccontava Francesca, in realtà non sono un economista e ne ho tutte le pecche. Sono una psicologa, ho sempre lavorato con la cooperazione allo sviluppo e arrivo in Afghanistan nel 2003 appunto a lavorare come psicologa per le Nazioni Unite. Seguivo allora un programma di stress management con lo staff delle Nazioni Unite. Dopo un po', un anno e mezzo, non ce la facevo più, perché non conosci le persone per cui sei lì, non hai un'idea del contesto in cui ti trovi. Lo trovavo di una sterilità pazzesca, cioè cosa sto a fare qua io se non riesco a interagire con le persone per cui sono qui. Quindi mi sono preso un anno sabbatico, mi sono nel frattempo innamorata del saper fare delle persone, perché l'Afghanistan ha delle tradizioni artigianali, culturali, meravigliose, e allora ho iniziato un piccolo progetto pilota. Ho preso 5 donne con cui avevo collaborato, abbiamo iniziato a fare cuscini, tende, piccole cose che a me davano soddisfazione e a loro anche,
E da qui è nata appunto l'iniziativa di Roya Afghanistan. Roya in persiano significa la visione. E a me piacque tantissimo, perché in realtà è proprio una visione quella di lavorare con donne per trasformare il proprio piccolo mondo, immenso mondo, come vedremo tra breve. Quindi ci siamo inventati di partire proprio dal saper fare delle persone. Ovviamente non a caso ho scelto di lavorare con donne, ne vedevo tutte le potenzialità, ma poi ci racconteremo anche perché. E quindi mi sono messa insieme a loro un po' a studiare i loro modelli culturali, i loro design, la loro storia. E qui faccio una piccola, piccolissima digressione sull'Afghanistan, che in realtà coinvolge tantissimi paesi nelle stesse condizioni. Quando tu ti trovi a operare, a lavorare in un contesto che ha avuto 27 anni di conflitto, ti rendi conto che le persone sono state deportate, probabilmente quando non sono state uccise. Quindi le teste, vi ricordo che l'Afghanistan negli anni 40 aveva università a cui partecipavano anche le donne a pieno titolo, non c'era questa immensa disparità e disuguaglianza di genere che vediamo oggi, ma che questo conflitto ha fatto in modo di annullare e cancellare, ti ritrovi con una cultura ricchissima, immensa, perché parliamo della Persia di Zoroastro, tra le altre cose, non so come dire, cioè in Afghanistan fino all'Ottocento c'era il buddismo, e io sono andata a vedere i tre giganti Buddha di Bamiyan, che sono stupendi, alla morte proprio culturale, sociale, spirituale, economica, di valori e per me anche artigianale, perché sono appassionata del saper fare delle persone. Quindi mi sono rimessa a guardare insieme alle donne un po' i loro manufatti, scoprendo, e non a caso ho scelto questi due pezzi oggi, perché questo qui che vedete qui vicino a me, proprio subito qui, che è tutto ricamato a mano, è un vecchio ricamo dei nomadi Kuchi, che sono la popolazione tribale che fa pastorizie e quindi gira in Afghanistan. L'ho scoperto da un signore che aveva nel suo vecchio atelier, nel suo negozietto di robi vecchi a Herat, un mantello fatto in questo modo. Se ne contano pochissimi ormai, sono su pochi libri di artigianato. Quando l'ho portato alle ragazze con cui lavoravo, wow, apriti cielo, ma che cos'è? Ma la mia nonna lo faceva, ma allora forse, insomma, quando tu perdi anche quei riferimenti culturali lì, perché poi in Afghanistan, come in tantissimo in Asia, ognuno ha le proprie competenze, il ricamo è una competenza femminile e ogni tribù aveva un suo disegno, ti rendi conto che l'impoverimento è veramente immenso, per non parlare di tutto il resto. Quindi mi sono messa pian piano a lavorare insieme alle donne, a riscoprire questi modelli e a fare delle cose sempre più sofisticate. Pian piano negli anni questo progetto Roya, che non ha avuto i finanziamenti di nessuno, ed è per questo forse che possiamo parlare un po' di imprenditoria, ha cominciato a vendere non solo in Afghanistan, ma ad assumere 30 persone fisse che sono diventate una cooperativa, a vendere, a sfilare a Parigi, ad Alta Roma, a Milano. Certo, io ho calcato forte sul fatto che eravamo donne afghane un po' sfigate e guarda che belle robe facevamo, ce l'ho messa tutta. Però in effetti ha avuto un riconoscimento pazzesco. Noi come tantissimi altri, cioè non tantissimi, eravamo tre matti che ci siamo messi a fare queste cose, ma l'abbiamo fatto. E devo dire che in un paese come l'Afghanistan, dove tu arrivi e hai appunto una popolazione che in qualche modo ha perso i suoi vecchi, quindi ha perso i suoi vecchi punti di riferimento, ha perso la cultura, quelle donne che negli anni 40 andavano all'università, è costretta ancora ad oggi a matrimoni forzati e sappiamo tutti cosa vuol dire, e se non lo sappiamo ve lo ricordo io, matrimoni forzati, diseguaglianza di genere, la donna non comanda niente a casa. Immaginatevi in questo contesto cosa vuol dire per una ragazza fare delle cose che vendono, che le danno un salario e dove addirittura, io mi ricordo questa scena, ve la voglio raccontare perché è bellissima, venne il responsabile UNICEF a New York, di New York a Kabul, e venne ad acquistare da noi un capo, riempì di complimenti Farzana, una delle ragazze che lavorava con noi,
Io non dimenticherò mai gli occhi di gioia di Farzana, non li dimenticherò mai. Io lì ho veramente capito, praticandolo, per me era soltanto all'inizio un progetto pilota che poi non ho più smesso, sono andata avanti, era veramente la riprova che lavorare sull'imprenditoria, sullo sviluppo personale e non soltanto, attenzione, io su questo insisto, anche se va preso con le debite misure, non solo con soggetti di aiuti umanitari, era una roba pazzesca che poteva cambiare veramente lo spirito di queste persone. E io l'ho visto in loro, l'ho visto. Una donna che riesce, e l'ho sperimentato, per cui tra l'altro poi tornando in Italia ho fondato insieme anche a degli amici un'associazione che si chiama Artefatto Onlus, e noi lavoriamo principalmente con donne in paesi emergenti o in via di sviluppo, puntando sulle loro competenze e mettendole in relazione con i mercati europei e locali. Per cui per esempio in Marocco facciamo dei tappeti molto belli con una comunità di donne berbere a Figig, qua ci sono un paio di campioni. In Senegal, insieme a un'altra associazione, Sunugal, lavoriamo con una cooperativa di ragazze che fa moda e vendiamo negozi. Cioè, l'obiettivo per me è proprio diventato quello, proprio mi diverto. Poi ci chiederemo anche come faccio a stare in piedi e faccio altre robe, infatti, perché non è proprio così semplice. Però proprio mi piace vedere come rendere le persone, aiutare le persone a fare un proprio percorso imprenditoriale autonomo, le mette nelle condizioni, parliamo di empowerment. È una parola strausata, banalissima, ma per una banale psicologa come me empowerment significa empowerment personale, relazionale, economico, di crescita. E quello che io ho scoperto con ragazze in Afghanistan, in Roya, ma in Marocco, in Senegal e in tantissimi altri progetti, perché ho avuto l'immensa fortuna di lavorare con CTM, altro mercato, anche un paio d'anni, e quindi di visitare tantissimi loro produttori, è che quando una donna comincia a rafforzarsi, questo è l'empowerment, dal punto di vista personologico, relazionale, economico, investe sui propri figli. E quando investe sui propri figli, quello che lei sta facendo, sta creando valore all'interno di una comunità. Perché tra la famosa dicotomia maschio-femmina, produzione, riproduzione, e tanto ne ho da imparare, e imparerò, spero, ho delle buone maestre qua. Cioè, alla fine, i veri valori sono quelli che una donna riesce a mettere al centro della famiglia per crescere. E noi qua in Italia, secondo me, in questo momento ne abbiamo parecchio bisogno. Però questo è un altro discorso. Quindi, quando mi sono resa conto dell'importanza e dei multiplier effect, le donne sono agenti di cambiamento, quando lo possono dimostrare, io ho cominciato a occuparmi tantissimo di quello, anche perché, e qui ahimè faccio un po' una critica, anche se non è tu cura la cooperazione allo sviluppo, quando io sono arrivata in Afghanistan, ma questo mi è successo anche prima in altri paesi in cui ho lavorato e anche dopo ancora in altri paesi, tu vedi tantissime realtà di cooperazione allo sviluppo in paesi peraltro molto complessi, per cui io non biasimo nessuno, cioè non è facile andare a fiuelare, buttare dentro soldi a fare corsi di formazione alle donne. Formazione, facciamo formazione. Oggi impari a fare la brava segretaria, domani a fare la brava sarta. Ma voi sapete che sono sempre le stesse donne che diventano di formazione loro stesse beneficiarie e passano da un progetto all'altro. Io non le biasimo, nel senso che voglio dire, non c'è una lira, sai, hai bisogno di mandare avanti la famiglia, è assolutamente normale che passi, però, ed è una riflessione che faccio anche per noi, non ha senso andare a buttare soldi senza avere la possibilità di coordinarci su quello che è veramente quella persona. Perché se tu oggi le offri la possibilità di imparare l'ABC dell'informatica, domani come si fa la pizza, dopodomani continuare ad avere soggetti che in qualche modo parassitano, ma perché stai parassitando anche tu forse, scusatemi, e non va bene così, bisogna veramente trovare dei modi molto più orientati alla persona. Per questo io trovo che questo approccio di facilitare lo sviluppo di impresa, e i governi di questo si stanno rendendo conto, perché comunque ho visto parecchi tavoli di lavoro nei paesi in via di sviluppo, sia fondamentale. Poi,
se ho ancora tempo, ma immagino di sì, un paio di riflessioni mi piaceva fare che nascono un po' dal mio pensiero, ma anche un po' da quello che sentivo stasera, no? Alcune sono un po' critiche, per cui mandatemi anche in quel paese se volete, ma banalmente, parlo da psicologa, ricordatevi che non ho gli strumenti economici per raccontare bene quello che potrei, ma ci provo. Io ho una zia che vive in Francia e che ormai ha 60 anni, perché comunque insomma, ha fatto la sua vita, ha tre figlie, e lei ha potuto fare tre figlie perché il governo francese l'ha pagata. Sì, il governo francese le ha dato, ha riconosciuto non tanto soltanto a Fonfon come donna il diritto di potersi occupare delle sue bambine, ma alla famiglia. E io insisto tantissimo su questa cosa, famiglia e comunità, perché per me poi genere, cioè uomo, donna, non ha a che fare soltanto con la biologia, ma proprio con un costrutto sociale di quello che ci si aspetta da un uomo e da una donna, su cui insomma per me poi alla fine devono ritornare i valori veri, che già è difficile, ma dove ci si aiuta, ci si confronta. E lei ce l'ha fatta, io non ce la faccio, io non posso, ma infatti, come tante di noi. Ma infatti quando si rifletteva, si discuteva assieme insomma su quello che sono le caratteristiche aggressive del modello economico che stiamo vivendo, chiaramente la dimensione più emblematica, più forte, è quella di cui ci hanno raccontato Stefani, Aghito, quindi insomma l'accaparramento dei beni comuni, le guerre, i conflitti, ma anche c'è uno smantellamento del welfare che noi qua in Italia in particolare, mi viene da dire, ma anche a livello europeo, una viviamo tutti i giorni sulle nostre spalle. E insomma, uno dei motivi e delle riflessioni, no, che volevamo un pochino condividere assieme oggi era anche quello di capire come noi donne, ripartendo da noi stesse, possiamo lottare contro questa cosa qua. Ma quando diventa così penalizzante che adesso io figuratevi, io adoro viaggiare, ho fratelli, sorelle dappertutto, per cui per me non esiste il concetto di francesità, italianità, esiste il concetto di amore e comunità e condivisione. Però quando io mi rendo conto che l'Italia è l'ultimo paese al mondo che figlia, c'è qualcosa che io per prima non sto facendo. Cioè, proprio c'è qualcosa, perché non è possibile che io debba aspettarmi che ci sia la mia mamma a tenermi i bambini, che non è il mio caso, perché io possa decidere. Non va bene questa cosa. Cioè, dove cavolo stiamo sbagliando? Ok? Poi l'ultimissima roba che volevo dire su un leg grabbing più silente, ancora più fetente. In Afghanistan, ma parlo dell'Afghanistan soltanto perché, perdonatemi, ormai è il mio leitmotiv, cioè, nel 2006 avevano proposto a tutte le organizzazioni mondiali e governi di condividere l'acquisto di oppio. Voi sapete che l'Afghanistan, poi non voglio divergere tanto, ma un secondo, l'Afghanistan è forse il primo o il secondo produttore di oppio al mondo, non mi ricordo. Sapete che si sono rifiutati tutti, ma gli internazionali, nel senso che l'oppio avrebbe garantito ai contadini afghani un'entrata fissa, la possibilità di vendere, perché loro vivono di quello, l'agricoltura in Afghanistan è probabilmente il 90%, tra l'80 e il 90%, cioè vivono assolutamente di terra. Sapete che i governi si sono rifiutati tutti, come mai? Grazie Gabriella, grazie davvero. Dell'intervento così di cuore anche, insomma. No, Gabriella ci ha dato un paio di spunti con cui concluderei, direi, questa prima carrellata, anche per lasciare la parola a voi. Ha detto due cose interessanti. Una è la dicotomia uomo-donna. Infatti, uno degli obiettivi che ci siamo proposti, insomma, anche così come primo passo fra di noi, è quello di dire sì, parliamo di economia al femminile, parliamo di economia di genere, però cerchiamo anche di darci come orizzonte il superamento della dicotomia uomo-donna, cerchiamo di raccontare anche un orizzonte possibile da questo punto di vista. E l'altra cosa è, tu parlavi di empowerment, e prima quando si aspettava insomma di iniziare questa conferenza, io dicevo,
però in Colombia, dove lavoro io, dicono liderazgo. E una donna indigena che noi conosciamo molto bene, che è Dares Cristancio, che è venuta anche qua in Trentino qualche tempo fa, lei ha molte figlie femmine e diceva: io voglio che le mie figlie diventino leader della mia comunità, che detto qua dalla nostra parte del mare sembrerebbe quasi un'accezione negativa, perché avrebbe a che fare con la competizione, col potere. Lì no, lì vuol dire prendere voce, prendere parole e confrontarsi in una maniera sana con il potere. E l'aggancio con l'America Latina mi fa chiudere il cerchio di questa prima carrellata delle nostre riflessioni, ovvero a chi è dedicata simbolicamente questa conferenza. L'abbiamo dedicata, abbiamo deciso di dedicarla a Berta Cáceres. Io spero che voi abbiate sentito parlare di lei. È una, forse l'ultima in ordine di tempo, donna che è stata assassinata nel marzo scorso, per le grandi lotte che faceva in Honduras. Ha fatto una lotta, l'Honduras sapete è un paese violentissimo, difficilissimo. Nonostante questo, lei che era donna, che era contadina e che apparteneva a una popolazione indigena, quella dei Lenca, si era messa a difendere il proprio territorio dalla costruzione di un megaprogetto. In questo caso era una diga che avrebbe completamente devastato il territorio della propria popolazione e quindi reso assolutamente incapaci di autosostenersi i suoi abitanti, ma avrebbe anche cancellato quell'identità di cui ci parlava anche Aghito. Lei ha lottato insieme ai suoi, ha vinto questa battaglia e è stata ammazzata nella maniera peggiore, cioè sotto gli occhi di tutto il mondo. Berta Cáceres la vogliamo ricordare così, con diciamo un sentimento che vogliamo che appartenga anche alla nostra riflessione di oggi, insomma, che non sia solo una riflessione tecnica, ma che sia una riflessione appunto di testimonianze, di vita e anche di poesia. E proprio in virtù del superamento dicotomico fra uomo e donna, chiamiamo sul palco un nostro compagno, Sante, al quale chiederei di fare un applauso anche per il coraggio di infilarsi qua nella fossa delle leonesse, perché invece si vuole leggere, così per chiudere appunto questa prima parte, una bellissima poesia che ha scritto un suo amico in ricordo di Berta Cáceres, che aveva conosciuto. Certo. Sì, grazie. Allora, buonasera, ho paura. Buonasera e ringraziamo anche dello spazio. Questo è un piccolo contributo, un omaggio che ha fatto a Berta Cáceres, un compagno, Nino, all'interno di un'altra serata che è stata fatta intorno, insomma, un mesetto fa, che è stata dedicata alla compagna Berta Cáceres e alla sua figura. È una poesia scritta da un uomo, e particolarmente sensibile, ed è molto bella, è un modo per ricordarla, insomma, per ricordare lei e per ricordare che dopo il suo assassinio comunque c'è un'eredità. Come si appunto si diceva prima, Bertita, sua figlia, nonostante sia molto giovane, continua la sua lotta e porta avanti il suo nome con una grandissima dignità. Non è il mio proprio leggere le poesie, per cui cercate di essere clementi. Se si chiama Ritratto d'amore con assassinio. Le tue figlie sono minute, una di essa si morde il labbro e parla con la tua voce da gigante. Eri madre ed eri figlia del tuo popolo, una combattente senza gloria, senza fortuna. Poi sono venuti gli omuncoli del denaro, con assetate idrovore meccaniche, sono venuti a quantificare la vita di un popolo, a chiuderla in disumane barriere, a trasformare la vita in capitale e la morte in bene comune. La prepotenza del piombo ha potuto con te quello che non ha potuto la strisciante lascivia del denaro. Ascoltate, hanno assassinato Berta, hanno assassinato uno dei sorrisi che si scagliava contro il tempo. Ascoltate, hanno assassinato una di noi ed è come se in un sol colpo avessero asportato un'intera foresta, come se in un lampo avessero dimezzato una montagna, avessero potuto incendiare i fiumi e i mari. Ascoltate, hanno assassinato Berta e l'acqua ora schizza furibonda dai propri margini. Per te scrivo queste righe, per te mai conosciuta, per te intravista nella figura sfocata di tua figlia, nelle lacrime di un'amica. Chiedo a te, Berta, di poter accarezzare il tuo nome, la tua forza, per essere anch'io un po' figlio tuo e madre, perché in me nasca l'alba di una nuova alba, perché il tuo sorriso sia il marchio inconfondibile che smentisca la rassegnazione dei pessimisti
degli sposati. Nino Buonaventura. Grazie. Grazie davvero, Sante, anche perché ci ha ricordato che comunque tutta questa riflessione nasce comunque da una vicinanza fortissima di noi donne alla Madre Terra. Un po' di tempo fa abbiamo fatto proprio un incontro che si chiamava Donne in difesa della Madre Terra. Io so che fra il pubblico ci sono tante amiche che insomma hanno voluto partecipare a questa riflessione perché l'hanno sentita un po' propria, e quindi vorrei che prendeste la parola voi con le vostre esperienze. So che ci sono amiche che fanno politica, amiche che fanno le attiviste, amiche che fanno le artiste e che in qualche maniera possono raccontare qualcosa di quello che vuol dire l'universo femminile nel mondo di oggi. Quindi chiedo a voi, a chi vuole, di venire qua a prendere la parola e regalarci la propria energia. Però coraggio, eh? Dai Antonia, vieni. Grazie. Allora, io mi chiamo Antonia, sono in consiglio comunale a Trento. Mi è piaciuto moltissimo partecipare a questo momento, ascoltare queste testimonianze. Mi piace fare una riflessione innanzitutto a partire dal linguaggio, cioè noi donne dobbiamo pretendere che in ogni contesto il linguaggio sia rispettoso di entrambi i generi. Non si può parlare più solo al maschile, ce lo raccomanda anche l'Accademia della Crusca, che ancora resiste ai tentativi di distruzione da parte di chi vuole ridurci a un popolo di piccioni che sanno contare ma non sanno ragionare. La riflessione sul linguaggio si lega anche a una riflessione sul liderismo a cui accennava Francesca. È difficile fare politica, basta pensare che dunque domenica ci saranno le elezioni amministrative in diverse città d'Italia. Tra tutte le persone candidate alla carica di sindaco o di sindaca, soltanto un quarto è rappresentato da donne. Noi qui a Trento abbiamo si è attivata una raccolta di firme per far sì che ci possa essere la doppia preferenza di genere. Questo è un segnale di quanto ancora siamo indietro, considerando anche che per le donne è molto difficile fare politica attiva, proprio perché l'organizzazione della società non favorisce, proprio perché la caduta del welfare è tutta sulle spalle delle donne, che devono prendersi cura della famiglia, degli anziani, di tutto, conciliare il lavoro, la cura della famiglia e il bisogno e l'urgenza di fare politica. Però se una donna si vuole impegnare in politica e lo vuole fare secondo canoni diversi, che non siano quelli della valletta del capo, alla Boschi maniera o Mogherini maniera o anche Lorenzini maniera, allora questa donna viene tacciata di essere accentratrice, mentre se è un uomo che si occupa di politica è un leader, che poi non è vero, perché per lo più in Italia c'è il capo, non c'è il leader, non abbiamo dei leader, noi abbiamo dei capi, e anche questa è una difficoltà che si riscontra. Però noi donne abbiamo un grosso compito adesso in una grave crisi della politica. Sappiamo che i partiti sono in crisi, tutti. La forma partito, come era stata concepita, gerarchizzata, non ha più molto senso attualmente. E allora forse è proprio alle donne che spetta il compito di mettere a frutto la loro capacità di prendersi cura, che le è stata un po' assegnata, un po' fa parte del proprio essere, la capacità di prendersi cura, della ricerca di nuove forme di fare politica che tengano conto del capitalizzare le relazioni, cioè riscoprire il capitale sociale, fare la costruzione di legami in forme a geometria variabile per portare avanti un discorso politico che pieghi la politica a servizio della collettività, che abbatta il PIL. Non ce ne frega proprio niente di questo PIL,
chi se ne frega del PIL. Lavoriamo perché, perché ci sia una politica a servizio della collettività, lavoriamo noi donne perché al di là degli schieramenti su tematiche importanti, chi se ne frega. Recentemente, proprio l'ultimo Consiglio Comunale, è stato approvato un ordine del giorno che è stato presentato da me, che sono sola, mi permetto di dire forse l'unica voce di sinistra che c'è nel Consiglio Comunale di Trento, e da Civica Trentina, che sono di destra notoriamente. Avevamo la stessa idea, l'abbiamo concepita, cioè portata avanti insieme. Si trattava di far mettere nei parchi giochi del Comune di Trento dei giochi per bambini diversamente abili. E allora chi se ne importa che è anche la proposta di destra ed è anche la proposta di sinistra? Questo significa scoprire un nuovo modo di fare politica, però nello stesso tempo noi dobbiamo costringere la politica a far sì che ci siano, il mercato non serva per produrre prodotto e profitto, ma che il mercato produca dei servizi, che il mercato produca bene comune, che dei beni comuni ai beni comuni ci si possa accedere tutti, ai servizi possano accedere tutti. Non è facile farlo e penso che la strada sia tutta in salita, però penso che dobbiamo percorrerla tutta e tutte insieme. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Caterina e faccio l'intervento dell'attivista. Diciamo. Innanzitutto volevo dire che rispetto all'omaggio a Berta Caseras, che Berta è l'ultima delle attiviste appunto uccise soprattutto in America Latina, ma in tutto il mondo, che si battono contro l'accaparramento di terra, contro l'accaparramento dell'acqua, ma anche giornaliste. A Città del Messico solo pochi mesi fa sono state ammazzate altre due giornaliste indipendenti. Questa è una sorta di guerra a bassa intensità che oggi viene condotta in tutto il mondo, soprattutto del sud, ma non solo, nei confronti degli attivisti. Rispetto a quello di cui si è parlato oggi, volevo raccontare una storia che si intreccia tra l'intervento, diciamo, sull'Etiopia e quello di cui parlava Gabriella dell'Afghanistan. Io mi sono occupata per molto tempo di una campagna per impedire la costruzione della diga Giger Gibe 3 nella Valle dell'Omo. Abbiamo lavorato 5 anni su questa campagna e il gruppo di lavoro che si occupava di questa campagna erano soprattutto donne, erano colleghe in giro per il mondo di piccole associazioni che hanno lavorato per fermare i finanziamenti occidentali a questa diga. Ci siamo riusciti, la diga ha subito un ritardo, tu probabilmente lo sai meglio di me, ha subito un ritardo di molti anni, poi sono arrivati i cinesi e la diga è continuata. Questa è stata una campagna molto forte che abbiamo avuto la fortuna di poter portare avanti, anche perché è uscito fuori un'altra donna in Kenya, proprio perché in Etiopia era impossibile lavorare con la popolazione locale perché rappresentava un rischio enorme esporsi contro questa diga. E io sono andata in Kenya a incontrare delle comunità locali, e qui mi riaggancio a quello che dicevi tu sulla cooperazione, per spiegargli quello che sarebbe stato l'effetto della costruzione della diga sul lago Turkana, che è un lago che sta al confine del lago Etiopia. E ero in un posto tipo questo, una tenda, e stavo lì con il PowerPoint cercando di spiegare, guardate, succederà questo, ci sono gli scienziati che dicono quest'altro. A un certo punto finisce l'incontro, si alzano un gruppo di ragazzi, vengono da me, mi chiedono dei soldi. E io gli dico, quali soldi? Io sono arrivata da Roma, io si spiegavo, io non lavoro proprio per un ONG, siamo un gruppo di advocacy, siamo attivisti, siamo qui per, cioè, perché l'impresa italiana che si chiama Salini Impregilo, è l'impresa italiana, vogliamo fermare questa diga. E a un certo punto è venuta una donna, molto anziana tra l'altro, che aveva preso un autobus da un villaggio, aveva messo tutto il giorno, e ha cominciato a rinveire contro questi ragazzi dicendo, ma voi non avete capito nulla, siete appunto dei parassiti. Tutto questo io l'ho intuito perché parlavano la loro lingua, non parlavano inglese, e questo era per dare un contributo, un po' intrecciare gli interventi che sono stati fatti, anche per dare una testimonianza di quello che è il contributo delle attiviste donne in tutto il mondo per battersi contro l'accaparramento delle risorse, ma anche per la libertà delle comunità locali di vivere con la loro economia. Grazie.
No, volevo soltanto dire che è molto vero quello che dici, ma per arrivar lì la risposta secondo me passa dall'educazione, che è una parola basilare, semplicissima, ma proprio dalla gente alle scuole, alla condivisione, come sei andata tu a fare, a parlare, passa da lì, perché sennò chi gliele passa le informazioni? Come ce le passiamo se no? Educazione alla quale sappiamo che gran parte delle donne nel mondo sono escluse, fin da piccoline. Allora, visto che hai toccato l'argomento della diga, vorrei, sicuramente sei rimasta ancora indietro, ti mancano degli aggiornamenti. Praticamente il GBL 3 è stato ormai realizzato con gli effetti molto negativi per tutte le tribù che vivevano lungo il fiume, coltivando dal sopraflusso di questo fiume. Più con gli effetti negativi sul lago Turkana. L'altra, questa diga è stata realizzata da una ditta chiamata Salini. Praticamente le tribù indigene di Hamer che si sono opposti, perché comunque loro si trovavano vicino alla diga, e quindi vuol dire nel periodo delle piogge abbondanti il sopraflusso di questa diga vuol dire sommergersi nell'acqua, e quindi il governo militare ha praticamente arraso a suolo questa popolazione di numero più di 300 indigeni. 7 persone sono rimaste da questa popolazione. E l'altra diga che adesso è stato realizzato sul Nilon Grande, con gli effetti negativi per l'Egitto e per il Sudan, che la loro comunque agricoltura agroalimentare si basa con l'arrivo del Nilon per la coltivazione, con gli effetti negativi. Fino a che punto all'Egitto gli sta bene che l'Etiopia, con la propria prepotenza, chiude, fa la diga, e Sudan uguale? Quindi questo può essere questa azione da parte del governo dell'Etiopia può essere una causa di una nuova guerra, no? Con la realizzazione delle dighe, il governo vende l'energia elettrica per il Kenya, per altri paesi, per poi comprare le armi. C'è anche un interesse grosso da parte dell'Italia e dell'America di vendere le armi al governo etiope, perché comunque il governo etiope garantisce sicurezza e il controllo, perché abbiamo anche la Somalia che ancora rappresenta una risorsa importante, in quanto gli esperti dicono che la Somalia sotto ha tutto il petrolio. Quindi avere l'alleato, il governo etiope, armare continuamente il governo etiope, vuol dire comunque garantirsi la sicurezza di avere tutto il controllo del Sud Sudan, della Somalia, che in parte sono riusciti ad avere il controllo, e dell'Etiopia stessa, perché la maternità di questo governo etiope lo dobbiamo all'America, ha detto prendi il potere e poi ovviamente basi militari, risorse e tutto quanto. Però la nostra popolazione cosa sta vivendo? Noi siamo obbligati a immigrare. Io avrei voluto restare a casa mia, avrei voluto portare avanti i miei progetti. 12 anni di progetto in una giornata è distrutto. Io ho perso i miei compagni. Ad oggi da 25 persone siamo vivi in 3, 2 giornalisti australiani, e io casualmente ero al capitale per alcuni lavori, e gli altri, quelli che erano nel villaggio, non sappiamo dove sono. Però il governo etiope, il governo italiano cosa dice? Un alleato per cosa? No? Io quando nel 2005, dove ho perso i miei compagni in piazza, cioè soprattutto poi l'abbiamo organizzato noi questa marcia con i ragazzi,
arrivare qua a Malpensa a chiedere ai miei amici: avete sentito qualcosa? E tutti mi dicono: no, non abbiamo sentito nulla. Gli ho detto: no, qua non ci siamo, no? È il paradosso. Come si fa a non avere una notizia così grave? Nessuno, innanzitutto non riuscivamo a metterci in contatto perché era tutto oscurato, l'internet non funzionava, i messaggi, nulla per settimane, e hanno continuato ancora comunque a cercare chi era in piazza, a prendere i ragazzi dalla piazza e processarli. I prigioni sono pieni, le basi militari sono pieni di ragazzi, di contadini poi chiamati terroristi. Cioè, il mio popolo ha fame, ha bisogno di mangiare. Del terrorismo, soprattutto le persone che vivono nei villaggi senza interferenze né internet né telefono, non sanno cos'è veramente il terrorismo, non hanno questi collegamenti con i veri terroristi. Il governo etiope dice: dobbiamo combattere i terroristi. I terroristi chi sono? I contadini? Cioè, la terrorista sono io. Certo. Chiudo. Ghitu, insomma, con la sua testimonianza forte racconta quelle che sono le sfaccettature più violente, appunto, lo continuo a dire, no? Di un sistema economico in cui siamo dentro, però dobbiamo un po' cominciare tutti a prendere coscienza di questo e a prendere posizione. In particolare noi donne, visto che ci stiamo raccontando che siamo in fondo alle classifiche, gli indici, le cose, eccetera, però di fatto, e questo è il libricino molto bello che Elena insieme ad altre compagne ha scritto qualche tempo fa, le donne reggono il mondo, perché lo dicono gli indici, lo dicono i dati, ma penso che insomma un pochino lo vediamo un po' tutti i giorni. È un titolo provocatorio, chiaramente, che non vuole lasciare fuori nessuno, anzi vuole essere assolutamente inclusivo, però l'idea è quella di dire: se è vero che ci siamo abituate noi donne a ragionare, a vivere, a muoverci come una minoranza, che è quello che si diceva l'altro giorno, come riusciamo a scardinare questa nostra attitudine? E soprattutto, visto quello che riusciamo a fare nei territori di conflitto, nell'imprenditoria buona, nelle campagne per una giustizia ambientale e sociale, visto quello che è il nostro apporto importante contro un sistema che non ci piace, un'economia che non ci piace, un sistema che produce guerre, che produce conflitti, che produce migrazioni, quali sono le strategie che possiamo mettere in campo? Chiaramente non abbiamo la ricetta, però possiamo cominciare a chiederlo a chi sta qua con noi, a chi sta alla mia destra, per esempio, secondo te? Brevemente, per me una delle cose cruciali è il linguaggio. Occhio quando parliamo. Dire che le donne non fanno politica è falso. Le donne faticano ad entrare nei partiti, ma la politica è altra. Cosa possiamo fare noi donne? Andarci nei partiti. E spesso, lo dico sempre, il portare più donne al potere non è solo una questione di rivendicazione di un'ingiustizia, e già questo basterebbe, ma significa proprio portare dei temi diversi, portare un maggiore equilibrio. È questa un po' l'idea. E occhio quando si parla, per me è un po' una mania, no? Quando si usano i termini, riappropriarsene profondamente e trasformare. Io spessissimo sento parlare male di economia, spessissimo sento, l'ha usato anche lei, dire io non faccio produzione. Invece no, cioè è fondamentale, lei è un'imprenditrice. Il fatto che l'imprenditore massimizzi il profitto è una fandonia che ci raccontano. L'imprenditore fa quello che fa lei, organizza attività economica, basta. E questo riprenderselo, io mi ricordo sempre, la prima volta che mi hanno detto una grande imprenditrice nel mondo è Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta è un'imprenditrice, ha organizzato attività economica dando servizi
in un altro modo. Il suo obiettivo non era massimizzare il profitto, ma se voi guardate la definizione di imprenditore nel nostro codice civile, non c'è la massimizzazione del profitto. La massimizzazione del profitto viene dalla teoria economica come obiettivo dell'impresa, ma non è neanche nostra come tradizione. Quindi riappropriarci di questi termini senza vergognarsene. Lei è un'imprenditrice. Le donne fanno politica, magari meno partiti, ma fanno politica. Il fatto che la parte brutta sia diventata preponderante non vuol dire che io devo buttare via anche la parte bella. E questo paradossalmente ti porta ad avere più diritto tante volte quando parli, no? Quando ci dicono che noi non lavoriamo, diciamo non è vero. Non calcolate quanto lavoriamo, che è diverso. Quando dicono non facciamo le imprenditrici, non è vero. Non lo facciamo per massimizzare il profitto, lo facciamo in modo diverso, ma non è vero. Quindi per me è questo, riappropriarsi un po' del linguaggio e avere la responsabilità di dire devo andare, anche se a fatica, a relazionarmi con il potere, non solo per me, ma anche perché porto qualcosa di diverso, né migliore né peggiore, ed è diverso. Questo è un po' quello che tante volte vorrei, e io mi riapproprio del diritto di dire l'economia è anche una gran bella disciplina. Non è solo una cosa sporca, brutta e cattiva. Io vorrei chiedere se ci sono degli altri interventi. Vedo se portate il microfono o vuoi venire qua. Grazie. Sono Violetta Plotegger, saluto caramente tutte le relatrici che ci hanno nutrito con il loro entusiasmo, la loro esperienza, la loro anche speranza di cambiare le cose in un ordine economico, politico e sociale dove la dimensione del femminile sia finalmente rispettata. Io sono una persona che svolge in questo momento un compito dentro le istituzioni. So quindi quanto è importante poter avere un ruolo che è di potere. Ma usiamo questa parola, per favore, come ci hanno invitato a usare la parola economia, nel senso giusto, quello che secondo me potrebbe essere anche un modo femminile di dire il potere, perché c'è una dimensione di responsabilità, di cura dell'altro, una dimensione anche di autorevolezza che ci chiede di esercitare questa dimensione di potere, e lo possiamo fare senza che sia visto il potere come un fatto impositivo, di predominio e quant'altro, che non ci appartiene. C'è una dimensione di responsabilità e di autorevolezza del femminile che non vediamo, e forse per prime noi donne non sentiamo dentro di noi con la forza necessaria per partecipare alla vita politica e sociale con questi valori che abbiamo condiviso anche nelle vostre espressioni e nelle vostre testimonianze, con una coscienza che senza questa dimensione di lettura più femminile rispetto all'economia e alla politica non abbiamo futuro, non ce l'abbiamo. Non il femminile che appartiene solo alle donne, ok? Capiamoci. Allora, cosa voglio dire? La dimensione egoistica è una dimensione bellica, è una dimensione violenta, è una dimensione che guarda solo l'ora, solo l'adesso, recita il potere in modo impositivo, col cinismo della gerarchia che non vede quello che succede intorno a sé e ha, diciamo, quel bisogno di
successo, guadagno, profitto nell'immediato. Questo uccide la natura umana, il futuro, il pianeta, è una predazione, ok? Questo, a mio avviso, non è il pensiero femminile che ci serve per costruire il futuro, perché il pensiero femminile è appunto cura, condivisione, attenzione a ciascuna persona, capacità di talento anche creativo di guardare al domani. Pretendiamo una politica che possa dichiarare le ricadute delle scelte che si fanno oggi, domani, sulle prossime generazioni e non semplicemente nel far quadrare i conti di questo benedetto PIL. Vado a chiudere perché non mi piace fare un discorso lungo, avete già capito però che per me la politica è una cosa bella, importante, necessaria, perché ci aiuta a costruire insieme un futuro, ok? Vi voglio dire questo, economia ha molto a che fare, se non altro come radice etimologica, con la casa, col governo del quotidiano della casa. Chi è che trasforma le cose, che si cura nella quotidianità, dall'alimentazione a quant'altro, da sempre? La donna. Allora è stato detto prima dalla relatrice Sarti, il PIL, sì, se sì, fosse calcolato in termini di reddito nascosto, cioè non monetizzato, il lavoro quotidiano che le donne fanno nella nostra società aumenterebbe di un terzo di sicuro. Non ci interessa infatti il PIL, l'ha detto prima Antonia che non vedo più, ci interessa cosa? Il benessere e il futuro. Potremmo sicuramente avere quindi altri indicatori, le donne lo devono pretendere, indicatori di relazione, indicatori di benessere che non siano legati alla quantificazione economica. Quindi, insomma, grazie, scusatemi, ma insomma credo che ci voglia anche dirci questo, no? Che... Grazie a te, grazie a te. No, scusatemi tantissimo, mi piace molto la riflessione, signora, grazie. Volevo soltanto dire una cosa, perché per me è importante e ci penso sempre. Lei ha menzionato la parola egoismo, che a me rimanda, da psicologa, attenzione, al narcisismo. Il narcisismo è una patologia della nostra contemporanea società, ma il narcisismo nasce da una solitudine estrema. Cioè le persone molto sole diventano egoiste e narcisiste e la solitudine nasce dove non c'è più un maschile e un femminile che si parlano. È per questo che la comunità ritorna a essere chiave, se no si muore. Scusi, ma mi piaceva dirlo perché è giusto su... cioè, sta lì. Certo. Io sono Alessandra e volevo soltanto dire due parole. Nel mio pensiero io volevo inserirgli gli uomini, perché sennò così sembra che siano esclusi. Io penso che quello che è stato definito dicotomia dei sessi e che deve sparire assolutamente è stato in realtà creato, ed è stato creato in primis dagli uomini stessi, perché hanno voluto loro in primis creare una differenza terribile fra loro e l'altra metà del cielo. Questa dicotomia è venuta fuori nel momento in cui le donne hanno cominciato a, grazie a certe circostanze sociali, e la crisi sta forse addirittura aiutando, dicevo, le donne hanno cominciato a comportarsi come soggetti che hanno preso la responsabilità di analizzare loro stesse, quindi non aspettare
che l'essere donna e l'essere femmina fosse qualcosa di analizzato e riconosciuto da altri, magari sempre maschi, come è sempre stato fatto, ma no, mi fermo e divento essere pensante, soggetto, e mi analizzo e cerco di capire chi sono. Perché io credo che moltissime donne sono loro stesse che ancora non sanno come è il pensiero femminile, come è l'approccio femminile, non si sa ancora. E non sanno però ancora qual è la loro parte maschile, esattamente come gli uomini hanno fino a questo momento, per tutti questi millenni, abusato della loro parte maschile, cose meravigliose, abbiamo la Cappella Sistina, però in cose anche estremamente distruttive, e si sono dimenticati della loro parte femminile. Sicuramente una psicologa sa che cosa voglio dire quando parlo di anima e di animus, lo conteniamo entrambi. Penso che la dicotomia fra i sessi debba sparire, punto primo perché non esiste, e punto secondo perché se noi vogliamo che effettivamente nel mondo regni l'armonia, noi abbiamo bisogno della parte maschile e della parte femminile nelle donne, della parte maschile e della parte femminile negli uomini e di una stretta collaborazione fra entrambi. Senz'altro, grazie. E tra l'altro, insomma, una delle persone di riferimento, insomma, che abbiamo citato ultimamente per riflettere su questi argomenti è Stefania Barca, che è una che dice un po' quello che dicevi te in termini un pochino più economici, ma ci prospettava anche un orizzonte, tra l'altro, appunto, non solo di un sistema, ma un orizzonte oltre la dicotomia uomo-donna dove potessero esserci tante ecologie possibili e tante economie possibili, proprio per esaltare quel tipo di diversità e di varietà, no? Che c'è anche nell'essere umano. Tu dicevi che c'era un'altra... Sì. Facciamo l'ultimo intervento. E guarda, c'era prima lei con i capelli corti, poi chiudiamo con la Franca che giustamente ha anche aiutato a costruire questo incontro e poi andiamo a divertirci. Grazie a tutte e a tutti. E, io volevo fare non è il mio telefono questo che suona. Questo incontro oggi ha sollevato sicuramente molto interesse, vedendo solamente la platea, poi per la maggiore femminile, perché giustamente quando si mette femminile nel titolo ti ritrovi un certo tipo di pubblico. Però appunto sono d'accordo con l'ultimo intervento di Alessandra, anche io mi chiamo Alessandra, e, nel senso che cioè, ha senso secondo me lavorare come donne in quanto diciamo non minoranza assolutamente, ma come soggettività minoritaria in un sistema neoliberista ed eteropatriarcale che ci vuole al nostro posto. Cioè al posto in cui ci vogliono loro, e questo posto io lo ricordo che di solito è quello della famiglia, e quindi sì, al fatto che l'Italia è uno dei posti dove ci si riproduce di meno, come dire, secondo me questo non è assolutamente un problema delle donne, è un problema del sistema economico e della specie, che a me insomma non me ne può fregare tanto, non so come dirvi, in questo momento storico. Sicuramente come dire, quello che secondo me come donne e come soprattutto
soggettività minoritarie in questo momento storico politico è quello in, è quel, dobbiamo sicuramente, come dire, una delle cose che sono venute fuori oggi è quello di intersezionare le lotte con altre minoranze, soggettività minoritarie, continuo a correggermi perché il linguaggio è assolutamente fondamentale e scusate, non sono brava a fare interventi in pubblico e niente, volevo appunto portare oggi anche come dire un dissentire le briciole che il neoliberismo, come dire, si fa pubblicità sopra le soggettività minoritarie. Appena passata la Cirinna in Italia e come comunità lesbica, trans, gay e queer, come dire, il neoliberismo ci vorrebbe molto contente e felici di queste briciole di cittadinanza che ci hanno dato. Noi, come dire, ci sono, non posso parlare di noi, ma come io parto da me in quanto femminista, queer e lesbica, di queste briciole non me ne faccio niente nel momento in cui non ho reddito e si fa fatica a come dire, riuscire ad avere relazioni politiche, si fa fatica ad avere, a vivere, cioè quello che mi viene da dire alla Cirinnà, al PD e a tutte queste briciole che ci hanno dato è tenetevi il matrimonio ma dateci la dote. Grazie Alessandra, bravo. E questo lo riallaccio all'intervento che era stato fatto dalla compagna che parlava di quello che passano le società e le società, i compagni e le compagne del popolo palestinese come tante altre popolazioni, anche quelle del Rojava, in cui vengono, vabbè Rojava di meno, in cui la politica che si fa sulle soggettività minoritarie sia di donne sia di gay e lesbiche è quella di dire noi paese civile abbiamo dato i diritti a donne gay e lesbiche ma come dire noi siamo civili, intanto comunque queste persone noi le ammazziamo perché sono incivili, perché come dire il pink washing noi dobbiamo rigettarlo come perché vogliamo un altro mondo che non ci raccontino le favole, che noi la smettiamola di parlare di civiltà, cerchiamo di essere incivili perché questo modello di civiltà non ci può piacere e non possiamo portarlo avanti. Quindi sicuramente come socializzata donna, ma tanto donna non appaio, visto che quando entro nei bagni femminili mi dicono che non posso, che ho sbagliato bagno, quindi lo accolgo questa cosa e dico vabbè sì, socializzata donna me la rivendico, ma insomma apparentemente anche no. E quindi tu sei un uomo? va bene, direi che va bene così, grazie. Grazie mille Alessandra, davvero, per il tuo contributo. Allora, c'era Franca prima, questa signora qua, poi Antonio, poi te o Antonio, insomma, come volete. Allora, io faccio anch'io molta fatica a parlare in pubblico. Ringrazio Alessandra in qualche modo e gli interventi di vostri sicuramente, ma da questa parte, per una questione che credo riguardi alcuni principi proprio dell'uso non solo del linguaggio ma anche proprio del simbolico che continua a perpetuarsi, ovvero sul fatto che il femminile e il maschile vengano recepite come due entità separate dell'umanità.
E questa cosa, lo dico anche perché l'intervento di Alessandra aveva tutto il carico di questo dramma, è uno dei principi del quale invece le donne sono portatrici, di una matrice che mette al mondo il mondo maschile e femminile, e questo è un principio che ha portato avanti tutta la forza del femminismo quando ha aperto la porta del sapere delle donne, e questo sapere delle donne che hanno rifiutato il potere. E qui c'è questo gap che continua a ritornare, cioè del rapporto tra una matrice che è quella che mette al mondo il mondo maschile e femminile, che è matrice di umanità, che è matrice di relazioni, di rapporti, e invece il potere che è anche la voce alta e anche l'emozione carica di essere state continuamente escluse da un gioco di una società che ha più di 2000 anni, che è una società patriarcale. Su questa cosa io volevo sottolineare proprio questo piccolo gap, perché porta anche spesso e volentieri delle confusioni tra le origini del discorso, le origini della vita, che sono proprio femminili nel senso della creatività, proprio del mettere al mondo il mondo, che ci mette paura quando le donne che sono al potere non hanno la capacità di essere femminili nel guardare il proprio elettorato, e quindi il potere potrebbe essere cambiato con una parola che si chiama autorevolezza, che dà la voce anche alle diverse o ai diversi, che è autorità costituita da un riconoscere una matrice che è femminile perché è terra, perché è pacciamama, perché è acqua, perché ci unisce. Mentre il potere, scusatemi, faccio molta fatica a pensarlo più buono o meno buono, così come faccio molta fatica a pensare che il potere non sia poi diventato sinonimo di tecnica, cioè che abbia una paternità tecnologica, scientifica, capace sicuramente geneticamente di cambiare tutto. E questo è il gap che noi viviamo in questi tempi moderni, dove l'emancipazione e la parola alle donne per fortuna viene data, riconosciuta non più come soggetto sociale, la questione femminile, ma come parte e matrice dell'umanità. Ed è per questo che dobbiamo essere fiere, anche se siamo un po', come dire, coi capelli corti e gli abiti da uomo, di prendere parola in quanto proprio parte di un discorso umano e di umanità che comprende gli uomini, che poi ci piacciono da morire. Grande Franca. Allora, prima di chiudere con gli ultimi due interventi, almeno facciamo ancora uno, perché poi dobbiamo salutarci, perché Aghitu ha un impegno molto, insomma, urgente, quindi deve andare via abbastanza al volo. Antonio? Scusami. No, mi sembra abbastanza corretto il fatto che intervenga un uomo, perché altrimenti in una conferenza tutta al femminile sembra poi che le questioni di genere interessino solamente alla componente femminile. A mio avviso è assolutamente sbagliato. E c'è una cosa che mi ha colpito nel dibattito, tante cose mi hanno colpito nel dibattito, c'era una cosa che diceva Gabriella, ossia il fatto che la costruzione del genere è comunque una costruzione sociale, è una costruzione che si lega con millenni di patriarcato, come diceva adesso Franca, che però ha subito un'accelerazione con il capitalismo industriale e con il capitalismo post-industriale, no? Quando parliamo di femminilizzazione del lavoro, in realtà parliamo di un processo già in atto che ha messo poi dopo a valore le relazioni, quel lavoro di cura, no? Quel lavoro di cui parlava Elena prima, che magari spesso viene relegato in un angolino degli indici Istat, ma che rappresenta in questo momento la componente fondamentale di qualsiasi
forma di valorizzazione da parte del capitale. Però credo anche che nel momento in cui parliamo di genere e parliamo anche di sovversione del genere, dobbiamo porci il problema economico, cioè il problema di come andare alla radice della questione di genere, quindi come sovvertire poi le gerarchie, il modo di produrre, il modo di valorizzare, perché il problema non può essere assolutamente quello delle quote rosa o quello della rivendicazione di potere da parte dei soggetti femminili. Io credo che uno dei più grandi nemici degli ultimi anni è stato una donna al potere, ossia la Thatcher, cioè non posso immaginarmi, no, un mondo fatto da questo. Dobbiamo, a mio avviso, nel momento in cui ci si pone il problema del genere, pensare a questo tipo di relazioni, non tanto, a mio avviso, l'emancipazione del femminile nella ricerca di ruoli nella società, ma quanto la demolizione reale del genere, che a mio avviso significa comunque la demolizione dei rapporti di questi rapporti di produzione che poi continuano a produrre, scusate il gioco di parole, gerarchie sociali, gerarchie politiche e gerarchie anche dal punto di vista dell'umano. Grazie mille, grazie Antonio. Allora, con l'intervento di Antonio direi che chiudiamo anche l'intera conferenza, che comunque è stata molto ricca e molto ampia e ci ha dato moltissimi spunti. E io ringrazio veramente tantissimo questo bellissimo gruppo di donne a cui chiedo di fare un ultimo applauso. Hanno veramente reso ricchissimo non solo la tavolata con i loro sorrisi, i loro occhi e le loro testimonianze, ma ci hanno permesso di iniziare a costruire un discorso. E l'auspicio che penso ci facciamo tutte e tutti è che da qui, come da tanti altri luoghi dove similmente si stanno facendo ragionamenti compagni, ognuno di noi inizi a fare un percorso, ognuno di noi inizi una forma di coscientizzazione e ognuna di noi inizi veramente a riprendere parola. Grazie a tutti e buon divertimento.